Allora, salve a tutti. Ciao ragazzi. Siamo qui da Toon Kingdom con Claudio Torrisi, che ieri ha vinto il nostro torneo di GOT. L'hai portato? Ho portato un Chaos Control. Ok. Che ho preso ispirazione da un ragazzo che ha fatto top 4 all'ultimo torneo del CG a Milano. Infatti colgo l'occasione di salutare i miei ragazzi. Contro chi hai giocato? Io ho giocato in Svizzera, ho preso due Chaos Warrior e due Gate, classici puri, e ho chiuso 3-1, ho perso contro il Warrior. E invece in top 8 ho preso alla prima un Barn, alla seconda un Chaos Turbo e in finale un Terra Aggro. La partita più difficile, se ce ne sono state? La partita più difficile è stata col Barn. Perché carte fastidiose. Non mi salivano le carte per contrastarle ed è stata la partita più dura di tutto il torneo, devo dire. Ok. Vediamo il mazzo. Allora, per il mazzo ci sono i classici 3 Thunder Dragon, 2 maghi, prima ne giocavo 3, però ho visto che molte volte mi fa briccare come carta, quindi 2 è la soluzione migliore. 2 Dekoichi, che in realtà sono le vittime sacrificali del mazzo perché vanno sempre side-date, bannate o side-date, però un bel mostro da settare. 2 Sorci classici col BLS, Tsukuyomi mono, prima la giocavo a 2, però come ho diminuito il maghetto ho diminuito la Tsukuyomi di conseguenza. Classico Sangan, Virus, Breaker, Serpente, Reaper, che non era tanto che non lo giocavo come carta, però fa stallare, fa, quando riesce a fare l'attacco fa scartare la carta all'avversario, cioè è forte in realtà il Reaper, sottovalutata secondo me nel GOT, molto. E li costringe a sprecare una carta anche, sì, per sì, le sì, armi. In realtà sì, molto fastidioso. La DD Warrior Lady, che anche lei è forte da settare, da levare qualche mostro grosso magari, si becca anche lei tanti nobili uomini magari. È un bel target di Sangan. Le novità in assoluto che non avevo giocato mai fino ad ora erano il Soldato dell'Abisso, che l'ho davvero apprezzata come carta, mono, come potete vedere ci sono tante carte mono in questa lista. Io ho pensato che chi l'ha fatta è perché così da avere tante più soluzioni, però non avere sempre doppioni, no? Soldato dell'Abisso cambia tante partite, tipo col Barn è riuscito a farmi chiudere una rimbalzando il livello limite area B. Bella carta, quando magari l'avversario non ha più luce oscurità al cimitero, gli levi un grosso che magari ti può cambiare la partita. E poi c'è l'Abile Mago Nero, che è forte come carta perché è un 1009, è un 1007 di difesa, toglie tante carte come il Kiko e qualche mostro grosso magari del Warrior, lo puoi settare, molte volte questi 1007 di difesa ti aiutano anche loro a stallare, quindi bella carta. E oscurità l'ho apprezzata tanto nel torneo, mi ha fatto attaccare tante, poi comunque bitta, è bello 1009. E questi sono i mostri, erano 19. Poi ci sono le magie, sono i due classici Knock, Upstart, due Book, e poi vi faccio vedere perché ne gioco due Meta, due Capri. Una volta giocavo 3 Meta nella versione vecchia, però anche lei è una carta fortissima, però certe volte ti fa briccare perché magari ne peschi 2, mi è capitato tante volte di pescarne 3, non avere mai la carta da poter portare dall'extra, perché quindi non lo so, 2 Capri e 2 Metamorfosi fanno una bella sinergia assieme. Ti sembra il ratio giusto. La Trinità, Tempesta, Tifone, che prima non lo giocavo, però mi è servito tanto ieri il tifone, il monotifone, perché a volte è risolutivo. Snatched, il Burial, che pure è una carta che ho giocato poco in vita mia, però posso dire che
è tanto forte, perché al Greg tante volte Reborn lui, Reborn il virus, Reborn loro dopo che sono stati evocati, quindi sì, è una bella carta. Può andare in combo anche con la metamorfosi comunque, perché magari fai l'effetto di sorcio e poi gli fai meta di sopra, cioè è davvero bella e non ti fa briccare quasi mai. E come queste sono le magie che abbiamo finito. Come trappole ci sono un ring, un torrone e due decreti, e queste le ho sempre giocate così anche nella vecchia versione, perché cioè secondo me sono giuste come trappole. Il terzo decreto sarebbe troppo brick forse, anche, e molte volte mi hanno fatto brickare anche loro due, perché mi capita di averli in mano assieme, però contro certi mazzi sono auto win, quindi. E queste invece magari attivate al momento giusto ti cambiano la partita, con questo chiudi quasi sempre, poi magari avendole settate entrambe col tifone te lo levi il decreto col breaker, quindi poi ti sblocchi la carta per chiudere, quindi belle tutte e quattro lo assieme. Puoi anche rimbalzare, bravissimo, da adesso che ho lui sì, cosa che non mi era mai capitata e che ancora non ho mai fatto. E questo era il main 40. Andiamo l'extra dei vari mostri che si evocano con metamorfosi, i tre limiti, i due balter, ne gioco due perché alcune volte mi hanno salvato averne due con il Thunder Dragon. Ryusashi che dal prossimo torneo ne metterò due anche di lui, perché molte volte lo perdi. Oz che in realtà non ce l'ho un target per evocarlo, però se rubo Cyberstein all'occo è un bel 4200. Mitraglia, Dragone, Ojama che alcune volte ti aiuta a stallare. Hai mai calato Ojama? In passato sì, ieri gli unici che ho evocato sono stati i Limiti e il Balter, ma in realtà Metamorfosi non mi è servita tanto nelle partite che ho avuto. E il guerriero, il drago, il Reaper che ogni tanto ti fa scartare qualcosina, lui per sbloccarti magari la carta al grave per evocarti il BLS, o il sorcio e idem lei. La dragonessa. Peccato che non c'è il livello 2 nel corpo, sarebbe utile. Andiamo con la side. Ci sono i due spell canceller che in passato li ho giocati, poi per un periodo li ho messi di lato, sono stati forti perché contro il Ghetto una partita l'ho avuto ed è auto win quasi, diciamo, se riesci a proteggerli. Ora facciamo vedere, per esempio, altre carte che gioco di side sono le Sakuretsu, la Mirror e la Breath. Cioè contro un Ghetto per esempio che i decreti li togli, perché fondamentalmente vabbè, soprattutto se vede che gioca contro di te, che giochi poche trappole, riesci a calare lui protetto da una Sakuretsu, da una Break, da una Mirror, hai vinto la partita, cioè ha finito di giocare il mazzo. Poi comunque è forte perché in realtà ha scartato magari di una Carità Graziosa o di un virus infetta tribute, lo reborni con Burial e poi cioè è una bella carta veramente. Le trappole le abbiamo fatte vedere, che le ho messe sia contro i Gate che contro i Warrior, e mi sono servito un sacco perché sono dei parini a tutti gli effetti, loro quei mostri abbastanza grossi danno fastidio. Poi Jinzo che sempre contro Warrior diciamo che è carino, ma soprattutto Barn che soffre un sacco sto mazzo perché sembra che ha risorse infinite, accompagnato col classico combato. E quando li loccavo con decreto un bel Mobius a ripulire, magari avrebbero, cioè con un ritorno totale sbloccavano di nuovo la situazione. Questo è forte anche contro Warrior, secondo me, contro Chaos Turbo, forte il Mobius. Zombira contro Warrior che li picchi, poi magari lo buchi di Tsukuyomi e lo fai ritornare 200, sempre forte. Anche di Mirror Match in realtà, per le vari Kiko. Il Kiko sempre di Mirror Match. Una garanzia, prima lo giocavo di main, però in molte partite alla fine mi risultava una carta brick, perché
tipo un warrior te lo leva troppo facilmente, quindi preferisco ritornando a lui, preferisco lui come main. Lui sempre mirror match contro Barn, che può attaccare sempre, leva sempre, può levare le giare che settano, di mirror match leva tutto, quindi è fortissimo. Due walk sempre contro Barn, che mi sono serviti un sacco contro l'unico Barn che ho preso, perché mi hanno fatto ricaricare gli LP per poi chiuderlo il turno dopo. E il mono mind contro, l'ho sempre giocato mono, mi piace un sacco così. Quando sale fa male di mirror match, perché contro Chaos Turbo in generale è molto forte, che attivi tu gli effetti flip, è veramente forte. Perfetto, questa è la lista. Complimenti al ragazzo che l'ha studiata, perché mi è piaciuta un sacco e ho deciso di continuare a giocarlo per un bel po'. Per il resto nulla, grazie a tutti i ragazzi, tutti che ragazzi sono venuti ieri. Ringraziamento al team, ringraziamento a Giulio, il mio collega, e basta. Un bacione e alla prossima profile.